Grazie Presidente, intanto vorrei ringraziare chi ha collaborato alla redazione di questa proposta di parere, i dottori Panozzo, dottoressa Garzillo e Agnieszka Bedyska, che ha dato un grande contributo per l'elaborazione in questi mesi. Mi permetto di dedicare la illustrazione di questo parere oggi alla figura di Vittorio Bachelet, il vicepresidente del Consiglio della Magistratura italiana, 40 anni fa ucciso da mano terrorista all'Università di Roma. E pertanto, nel suo ricordo, dedico queste riflessioni sulla politica ambientale di livello infracomunale verso quartieri e piccole comunità sostenibili. Le politiche ambientali europee, come voi sapete, sono orientate a una nuova centralità del tema dell'ambiente, soprattutto nella prospettiva del Green New Deal. È una proposta verde ed inclusiva per un'Europa che entro il 2030 abbatta del 50% le emissioni di CO2 e nel 2050 addirittura raggiunga la carbon neutrality. E in questo contesto si svolgono appunto le iniziative del nostro Comitato delle Regioni che hanno puntato a un coinvolgimento delle autonomie locali e regionali in una strategia di mutamento profonda del modello di sviluppo e di crescita che punti all'economia circolare, alla tutela dell'ambiente. Come è noto, nei Paesi membri dell'Unione Europea non vi è un'organizzazione omogenea dei livelli di governo. Noto che vi sono regioni e stati che hanno un livello di governo inferiore con comuni e province, altri stati che non hanno alcuni livelli di governo, o quello provinciale o addirittura quello subcomunale. Il tema è proprio della entità subcomunale che, ad esempio, in Italia, nel mio paese, è individuata nelle circoscrizioni e nei quartieri. Le politiche ambientali negli ultimi anni, nella delineata prospettiva del Green New Deal, hanno imposto all'Unione di ritrovare una nuova ambizione, una capacità di guardare al futuro, di pensare al superamento di quello che l'Agenzia Europea dell'Ambiente ha definito un deficit ecologico europeo. Il parere si sforza per l'appunto di orientare l'azione delle istituzioni europee nella prospettiva delle piccole comunità infracomunali, quelle insulari, quelle delle zone montane che poc'anzi la consigliera Maupertuis richiamava nella richiesta di applicazione dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. È quindi necessario promuovere un concetto di comunità sostenibile in modo da coinvolgere tutti i territori, proprio partendo dai livelli di governo più piccoli, quelli più prossimi ai nostri cittadini, quelli che ci possono far riconquistare, come diceva il Presidente del Comitato delle Regioni nel suo discorso di insediamento, di farci riavvicinare ai nostri cittadini, rendendo la politica ambientale una politica che coinvolge le frazioni, le parrocchie, i quartieri, i distretti, le circoscrizioni, le diverse entità che l'Unione Europea conosce come livello subcomunale. E quindi il parere è rivolto proprio a introdurre meccanismi che consentano di rafforzare questa politica di coinvolgimento delle comunità infracomunali a partire dal rafforzamento dell'informazione, da qui l'esigenza di orientare un'azione sul web e quindi sulla rete per dare più informazioni e coinvolgere di più le comunità locali, ma anche quella di introdurre un premio per il quartiere sostenibile che in qualche modo consenta annualmente di valorizzare le esperienze dei territori che di più si sono contraddistinti nella capacità di guardare all'ambiente, di guardare al raggiungimento dell'obiettivo. Quindi una giornata europea dei villaggi e dei quartieri sostenibili è un dialogo con la Commissione europea che ha fatto del Green New Deal una politica centrale, ma che deve attraverso comuni, province, ma soprattutto il livello subcomunale, quelle piccole entità, raggiungere l'obiettivo nel più breve tempo possibile. Grazie. Molto obrigado.